Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi parleremo dell'oricaride ancistre, altrimenti detto ancistrus. L'ancistrus è un pesce d'acqua dolce, osseo, e in natura lo possiamo trovare in Amazzonia, a Tefé, a Madeira e nel Rio Negro. In linea generale, l'ancistrus è un pesce abbastanza allungato e con l'addome compresso. La sua particolarità è che presenta una ventosa al posto della bocca rivolta verso il basso. Può essere spesso di colore nero o bruno e presentare macchie o striature. È un pesce molto longevo, può riuscire a vivere anche 8-10 anni nei nostri acquari. E di lui conosciamo ben 66 specie diverse, quindi ovviamente ci saranno molte differenze poi di colorazione e di dimensioni fra specie e specie. Le specie più comuni di Ancistrus sono Ancistrus albino, Ancistrus agostino, Ancistrus bolivianus, Ancistrus brevifilis, Ancistrus brevipinnis, Ancistrus centrolepsis, Ancistrus damasceni, Ancistrus dolicopterus, Ancistrus fulvus, Ancistrus galani, Ancistrus gymnorhynchus, Ancistrus heterorhynchus, Ancistrus latifrons, Ancistrus maculatus, Ancistrus malacops, Ancistrus montanus ed occidentalis e l'Ancistrus variolus. È un animale molto pacifico l'Ancistrus e direi che convive bene sia con altre specie e anche in vari esemplari nello stesso acquario. Per quanto riguarda le differenze fra i maschi e le femmine, non si presenta un grande dimorfismo se non i maschi che presentano delle specie di setole sulla parte superiore del muso. La loro riproduzione è abbastanza semplice in acquario, spesso sono coppie unite per più riproduzioni, quindi sono diciamo dei partner fedeli. Si riproducono in posti nascosti, in piccole grotte, noci di cocco o legni. La femmina attacca le uova sulle pareti e il maschio le feconda. Alla schiusa degli avanotti, ovviamente sono ovipari, quindi le uova si schiuderanno, nasceranno degli avanotti che per una settimana buona, anche più, verranno curati dal padre. L'Ancistrus è un pesce di fondo, quindi come molte specie da fondo, hanno una dieta onnivora. Quindi possiamo dar loro le pasticche vegetali, a loro molto gradite tra l'altro, le scaglie che si adagiano sul fondo saranno un ottimo alimento e anche delle verdure sbollentate proprio apposta per loro. Ricordo che l'Ancistrus, come quasi tutti gli altri pesci da fondo, non è un pulitore e neanche un alghivoro, quindi non sarà un mangiatore di detriti né tantomeno pulirà il vostro acquario dalle alghe in eccesso. Una delle caratteristiche peculiari dell'Ancistrus è che riesce a assorbire ossigeno tramite lo stomaco, quindi sarà un pesce molto adattabile anche in condizioni non proprio perfette dell'acquario perché avrà una riserva da poter usare sempre di ossigeno. Le dimensioni massime che può raggiungere un Ancistrus sono di solito intorno ai 10-12 cm, ma può raggiungere in alcune specie anche i 30 cm. Il livello di nuotata ovviamente è sul fondo, il range di temperatura ideale è fra i 25 e i 29 gradi, il pH è fra i 6 e gli 8 e il GH fra i 6 e i 15. Il costo, se volete acquistare un Ancistrus, direi comune, si aggira fra i 10 e i 15 euro, quindi è un acquisto abbastanza facile. Ovviamente, se desiderate un Ancistrus particolare di specie più rara, il costo può arrivare anche a 200 euro. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimenti e cura dei pesci, dall'allevamento degli avanotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana, consigli di aquascaping e materiale tecnico. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Cliccate mi piace a questo video e lasciate un commento qui sotto. Iscrivetevi al nostro canale e a presto per altre grandi novità. Grazie!